Consigliere Ghiroldi, sia nell'ambito della Commissione per la Montagna, anche questa dell'Agricoltura, ha fatto delle osservazioni riguardo la questione forestale anche nell'ambito della filiera bosco-legna. Perché? Sì, tutte le mie osservazioni sia in Commissione Agricoltura che in Commissione Montagna erano prevalentemente calibrate sulle necessità dei territori di montagna che vivono delle situazioni comunque di svantaggio rispetto alla grande pianura e grandi interessi ovviamente che questa rappresenta. E in particolare c'era un provvedimento che era finalizzato al potenziamento della filiera bosco-legno-energia che secondo me andava declinato anche in funzione a alcuni aspetti che invece Regione Lombardia sta cercando di valutare intesi come tutela dell'ambiente, nel senso che da un lato Regione Lombardia dice che dobbiamo essere molto attenti alla salute del cittadino evitando le emissioni di CO2 nell'ambiente, di particolati e in questo caso anche cercando di limitare in qualche modo l'utilizzo della legna nella combustione per il riscaldamento. D'altro canto invece il mio tema era cerchiamo invece di sostenere e implementare la filiera bosco-legna perché è fondamentale per il mantenimento dei territori di montagna, ovviamente per l'uso che la gente di montagna ne fa ed è un uso ovviamente radicato nel tempo, ma soprattutto c'è tutta una filiera che è la manutenzione del bosco che va tutelata e ovviamente se togliamo la legna come combustibile per le centrali a biomassa piuttosto che il riscaldamento del singolo cittadino, questo si ripercuote negativamente proprio sulla manutenzione dei boschi. Quindi la sua richiesta è trovare un giusto equilibrio tra l'utilizzo della legna anche come combustibile e la sostenibilità ambientale. Esatto.